Liberi TV Zagarise, siamo in compagnia del sindaco Domenico Gallelli, giusto? Sì. Siamo qui proprio per un impegno molto importante, organizzato non soltanto dal Comune ma soprattutto da Universo Minori. Rita Tulelli la conosciamo molto bene, per ricordare il prozio Paolo Emilio Tulelli, che ha donato nel suo testamento di molti anni fa dei libri, molti libri alla biblioteca, per ricordare questa persona che era filosofo, era un sacerdote, ma era soprattutto una persona che era nata a Zagarise e quindi ha portato la sua cultura a Napoli ed è ritornata qui la cultura del dottor Tulelli. Sì, sicuramente una grande figura, forse è il personaggio più illustre del nostro paese, che siccome parecchi calabresi si è formato qua nella giovane età e poi piano piano si è spostato e far fortuna anche fuori, però come tutti i calabresi, i calabresi doc poi sono ritornati nel proprio, non si sono mai dimenticati delle loro origini, quindi poi sono ritornati nel loro territorio o comunque hanno donato dei beni importanti nei loro territori. È vero che grazie alla donazione del filosofo Tulelli è stata realizzata la biblioteca di Catanzaro, quindi ha dato una cospicua mole di libri che comunque è servita per aprire questa biblioteca e consentire a tanti altri giovani, magari meno fortunati perché il Tulelli era di origine nobile, di poter avviare gli studi della filosofia e di altro. Quindi sicuramente un gesto importante che sicuramente sottolinea l'importanza di un calabrese doc che comunque anche quando vanno fuori si ricordano della terra d'origine. Una domanda, c'è difficoltà nell'avvicinare, visto che prima si parlava di giovani ma anche di turismo, una città come Zagarise, che comunque ha delle attrattive paesaggistiche molto belle, chi riesce ad arrivare qui lo potrà anche notare, ma soprattutto culturalmente cosa offre Zagarise? Guardi, quello che noi abbiamo cercato di fare sin dall'insediamento del nostro mandato un anno fa è cercare di mettere a sistema tutto quello che abbiamo, quindi dalle bellezze artistiche, architettoniche, alle bellezze paesaggistiche, a quella che è l'ospitalità che abbiamo nel nostro borgo, alle iniziative di carattere culturale. Quindi a breve, grazie ad una donazione che farà anche Luigi Verrino, apriremo un museo d'arte civica, un museo civico di arte moderna e contemporanea con 100 donazioni. Quindi con 100 quadri donati appunto da Luigi Verrino, quindi una serie di iniziative di carattere culturale che servono per far conoscere meglio il nostro territorio e consentire al turista che magari viene a visitare i nostri luoghi, quindi un'offerta turistica e un'offerta culturale di tutto rispetto. Io ringrazio il sindaco di Zagarise, invitandovi a venire proprio qui a Zagarise, visto che siamo in estate, il clima lo consente e ci sono veramente bellezze paesaggistiche e non solo da ammirare e visitare. E grazie ancora sindaco del tempo che ci ha dedicato e le auguro un buon proseguimento, visto che c'è un buffet offerto da Universo Minori. Grazie ancora. Grazie a voi, grazie per la presenza. Grazie.